Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Questa notte Voghera è stata colpita da un violento nubifragio che, come al solito, ha allagato tutti i sottopassaggi della città. Ci troviamo ora nel sottopassaggio di via Cignoli, dove, come potete vedere, a distanza di 12 ore la situazione non sembra essere migliorata. L'ultima volta che è piovuto così era lo stesso come oggi, è sempre così. Qui purtroppo è sempre così, in altri ponti magari no, in quello di Medesino magari no, ma gli altri è sempre così. Qui tutti dicono, sanno, fanno, però i risultati sono questi, quindi potrebbe anche essere un po' di scarsa manutenzione, oppure non saprei dire, però sta di fatto che tutte le volte è così. Anche nel sottopassaggio di via Carducci ci troviamo di fronte alla medesima situazione. Impossibile transitare anche nel sottopasso di via La Marmora. La situazione non è migliorata neanche nel sottopassaggio di Cavo Ragozzo, che tuttora resta totalmente inagibile. I danni che l'acqua ha provocato questa notte sono stati gestiti dai vigili del fuoco, intervenuti assieme alla protezione civile e alla polizia locale. Molte le lamentele dei cittadini, che si sono detti stanchi di assistere a ripetersi di una situazione di disagio che con l'arrivo della pioggia si ripresenta sempre. Nelle ultime ore il candidato sindaco Pierezio Ghezzi ha richiesto un incontro urgente con il commissario per avere delle informazioni sui provvedimenti che l'amministrazione ha intenzione di assumere per eliminare le carenze degli impianti del ciclo idrico integrato e del depuratore cittadino. Oltre Po Voghera, parte la campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2016-2017 e se fai l'abbonamento partecipi all'estrazione di un viaggio di 5 giorni per 2 persone. Per informazioni contatta ora il numero 0383 366215 o scrivi a oltrepovogheramarketing@gmail.com.